un po' a metà, come si dice in questi casi. Sicuramente non posso imputare niente alla squadra, perché come spirito, come convinzione, come continuità, come attenzione quasi generale, un allenatore non può che essere contento, perché poi ha visto anche, voglio dire, la squadra nei piccoli momenti di difficoltà avere la forza di ricontinuare a giocare, di continuare a crederci. E dall'altro canto dobbiamo assolutamente essere più concreti, ormai è diventata una costante, bisogna essere assolutamente consapevoli di questo e non pensare neanche intimamente che si possa imputare ciò alla sfortuna. La fotocopia della partita con la Roma, abbiamo chiusi bene, abbiamo concesso praticamente niente se non il contropiede, siamo riusciti a prendere gol, un contropiede di 100 metri. Poi per il resto abbiamo creato, penso, 4 palle gol, una di Gomez, l'altra di Bergessi, 2 contro 1 con Barrientos. Si poteva fare forse meglio, c'è il rammarico, perché comunque non so quante squadre sono venute qua a Udine e se la siano giocata come ce la siamo giocati noi. Sì, bravo Andanovic. La uscita molto veloce, io penso che nel primo controllo se mi ha allontanato un po' la palla e ho calciato così con la punta del piede destro, ma è stato bravo lui. Sicuramente dobbiamo essere più aggressivi, no? Alla ora di finire l'azione, perché abbiamo avuto quella anche con Vergesi o anche secondo me con Barriento, che si poteva fare gol. L'importante secondo me è che dobbiamo finire l'azione, perché anche loro hanno avuto, penso nel primo tempo, due palle e hanno fatto un gol. Alla fine quello che conta è il risultato e noi abbiamo perso. Quando diciamo non riusciamo a finalizzare, poi si paga perché poi si prendono gol come abbiamo preso in contropiede. E una partita che potevamo benissimo andare in vantaggio o per lo più pareggiare, comunque l'abbiamo persa senza sapere come abbiamo perso. Io non do la risposta a nessuno, io accetto ogni decisione dell'allenatore, siamo 25 giocatori, oggi l'allenatore ha deciso così, e ne prendo atto e mi auguro che dalla prossima partita posso ritornare in campo, però se non si ritorna in campo l'importante è sempre farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Io cerco sempre di fare il mio meglio e sarà sempre così da qui alla fine.